Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti qui su Ieri a Switch e buon lunedì. In questo lunedì di cambiamento, non so come dirlo, non so come raccontarlo. Devo raccontarlo niente, insomma, non so come esprimermi al riguardo. Speriamo bene, ragazzi, non so che dirvi. Però noi siamo qua. Siamo qua sempre a piangere perché tanto con Isaac quello facciamo. Oggi ho bisogno di voi. Sono un pochettino giù per svariati motivi, insomma, adesso non starò a dirvi. E che c'è l'audio? Che rimane? Aspettiamo un attimo. Devo sentire se si sente la. Aspettate, perché ovviamente io mi faccio le prove audio. Sì, sembra onesto. Sembra onesto. Voglio sentire. Dai, siamo un cazzo in ritardissimo, tra l'altro, boh. Va bene, sì. Va bene. Allora, dicevo, ho bisogno di voi per fare in modo che questa live, questa giornata, questa settimana cominci nel migliore dei modi, perché non lo è cominciata. In italiano, tutto suo. Per fare ciò, quindi dobbiamo giocare, dobbiamo impegnarci e mettere, ovviamente, metterci alle spalle, per tornare in finestra. Metterci alle spalle un po' le preoccupazioni e i malumori. Quindi direi di bandire le ciance e di partire subito. Mi metto la chat. Praticamente sul secondo schermo mi sono ricreato il set. Lo metto più vicino possibile alla telecamera. Vai. Direi che possiamo partire. Allora, oggi non ho tante cose da fare in realtà, perché sono andato un pochino avanti e sono riuscito a concludere una run con Kaino. Scusate, con il Blue Baby. Cosa che non mi era mai riuscita. Credo anche con Eve, sì, anche con Eve. Con Eve avevo zero simboli, quindi sono riuscito a farcela. Aspettate. Sono bianco in culo oggi. Vediamo se è così meglio. Vai, parte la color correction, quindi meglio. Quindi, direi di provare a fare la cartolina con Sansone. La cartolina cosa fa? Che cos'è? No, la Polaroid, sì, la cartolina, volevo dire la Polaroid.
Devo battere The Lamb. No, devo battere il punto interrogativo, che quindi è il Blue Baby. E lo voglio fare con Sansone. Come faccio per arrivare al Blue Baby? Ora mi faccio tutto il piano, poi si fa, eh. Devo battere Isaac nella cattedrale con la Polaroid. Quindi, run normale, battere Isaac con la Polaroid. Battere Isaac con la Polaroid. Quindi bisogna solo andare avanti. Tenace. Pronti. E si va. Sono messo le cuffie per la massima immersione, chiaramente. Poi si parla di un paio di argomentini, eh. Non voglio parlare di cose serie. Perché non è il caso e perché non mi va, perché ho detto che voglio serenità e quindi vorrei un attimo parlare di un paio di situazioni, un paio di cose che sto recuperando, perché sono rimasto molto molto indietro con le serie TV per forza di cose e quindi piano piano me le sto recuperando. Meglio. E poi domani comincia PS Legends e non vedo l'ora, cazzo. Con Miles Morales. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora perché il primo Spider-Man l'ho adorato. Quindi non vedo l'ora di vedere come sarà il sequel, il secondo. Che gli ragnettini. Porca puttana. Unlucky. Tra l'altro con Sansone ho fatto, sì, la boss rush l'ho fatta, quindi non mi devo stare a preoccupare di tempi o altro. Bomba, mi farebbe comodo che c'è una tinted lì, però. Culo. Che palle, dai, dai! Oggi è veramente una cosa indecente. Oh, questo è buono. Quantomeno. Bomba. Guppy's head. Vediamo se riusciamo a diventare Guppy. Ma c'è la serie più bassa? Sbaglio. Eh sì, avevo la serie bassa. Buono, mi permette di curarmi almeno. Oh fuck. Spectral Body. Vabbè, sono danni in più.
Preferisco sempre un potenziamento a me piuttosto che un companion, però non è neanche così male. Madonna, avevo veramente subito un sacco di danni. Avevo perso fuori. Comunque Guppy's Head non è niente male, devo dire. Il fatto di avere sempre due o tre moschine intorno fa comodo ad ogni livello. Perché, vedi, è già due nemici mi sono levati. Concentrare, quindi non stiamo a pettinare le bambole oggi. Oggi siamo a fare un risultato. Voglio portare a casa il risultato. Concentrato, motivato, incazzato. Oggi vi farò vedere che non sono così scarso come sembro. Cazzo, il secondo vizio vitale in due piani. Faccino carino con la siringa. Porca puttana. Per niente poi, tra l'altro, perché non è servito a nulla. Potrei fare la... Potrei fare la cazzata, eh? Andata bene. Andata discretamente bene. Fuck. Mi hanno fatto colpire. Ah, scoppiavo da solo. Gappi. Attenzione perché questo tira la testa e te la tira addosso. Vai. Vai. Andata bene, andata bene, perché ho rischiato ma mi ha dato un HP up, quindi l'HP up fa sempre comodo. Mi manca la chiave. Mi manca una chiave per il prossimo piano. Il prossimo piano, sì, ci sarà ovviamente la stanza del tesoro con la chiave. Quindi devo... Ai. Quindi devo... Ai. No. Ok, ho rischiato di morire. No, sono vista veramente brutta in quella situazione. Ok. Damage e range up. Damage fa sempre comodo, sempre un ottimo asset.
Concentrazione, concentrazione, si fa tutto. Merda, un altro. Oddio, no, no, lo sapevo, ero rimasto incastrato. Peccato. Ah, le pergamene. Posso dire che non mi piacciono le pergamene? Può dire? Non faccio peso a nessuno. Potrei fare anche Satana con Azazel, eh? Cazzo, Azazel mi tenta ogni volta. Che detta così è bruttissimo perché sembra una cosa seria. Allora, per Satana devo fare ovviamente le chiavi, no? Antigravity no, cari, no, cari, no, 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 l'antigravity no. Non me la collo. Inutile, inutile. Può essere utile solo se provo una tinted. Ma così è abbastanza inutile. Cazzo. Che figuraccia. Matita, vabbè. Senza infamia e senza lode. Se si uccide così. Easy. Va bene, la cap. Va bene. Può tornarmi utile. Utile, soprattutto se la prendo all'inizio della run. Ad oggetti sto messo bene. A consumabili. Merda. Questi sono veramente micidiali. Cuore blu fa comodissimo.
Ok, scusate se a volte mi silenzio un attimo, ma non voglio sbagliare come prima. Serve abbastanza a niente con Asa, se è questo oggetto, ma... Con Asa, se la cosa più importante ovviamente sono i Tears. Serve solo a questo, vabbè. Anzi, forse, guarda, è quasi sconveniente perché non mi posso nascondere, capito? Mi rompo le cose. Vabbè. Però in questo caso è servito. Va bene, allora, visto che abbiamo preso 25... Sì. No, questo no. Visto che abbiamo preso 25 cose, si guarda se... Oh, sacchettini. Sacchettino lo prenderei. E prenderei anche questo. Hanged Man, inutilissimo. Vabbè, andiamo avanti. Andata bene. Allora, io quella stanza non la considero nemmeno perché poi mi servono le stanze angeliche, quindi ho bisogno di quelle. Ok. Devo fare attenzione. Ok. No, consumabili sto messo da Dio. Mi mancano un po' gli oggetti. Diciamo che la bambolina ora è stata buona perché comunque mi aumenta il TS se non sbaglio, no? Mi pare. O sbaglio. Se sbaglio. Bene, bene. Vieni, 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 vieni. Ok. In questi casi ho bisogno di più... Ovviamente di più oggetti, cioè di più potenziamenti, perché consumabili ho detto ce ne ho tanti, anche troppi in questo momento. Diciamo che le chiavi... merda. Le chiavi fanno sempre comodo, infatti ho preso una chiave. Le bombe, insomma. Ne ho già 10. Ovviamente i cuori perché il gioco è... infame. Fa trovare cuori solo quando non ti servono. Ahi. Vai, vai, vai. Bombe, ancora bombe. Ma che palle. Veramente inutile. Come mi ha teletrasportato dentro posto da cui non posso uscire, tra l'altro, senza farmi del male. Allora, la luce si sta facendo molto bassa, quindi la alzerei. Certo.
Cazzo. Prendere colpi così a bischero, però mi scoccio. Ah, è un doppio scontro. Oh, damage up e shot speed, non è male. Non è male, dai, almeno faccio più danno. Diciamo che non è inutile, come il teletrasporto, è fottutamente inutile. Io che poi devo stare attento perché... Perché rischio veramente di rimanerci, eh. Stato un'ecatombe, una strage. Qui posso prendere l'oggetto e poi usare il teletrasporto. Almeno non è stato del tutto inutile. E vaffanculo. Sì. Bombe. Oh Dio, sì, questo l'adoro. Better pills dovrebbe essere, no? Cioè, fortuna e quindi solo cose buone. Pillole buone. Tanto pillole che non abbiamo neanche mai trovato in questa run. Però ho un cuore solo, quindi se non sto attento le pillole me le metto... diventano supposte. L'ho rischiato, eh. Qui manca la tre... Sì, oh, porca puttana, vedi? Questa è tutta colpa del leone. Manca la treasure. No, 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 no! Beh, questo è buono. Cominciamo a fuoco subito. Serve una chiave e una bomba. Bomba ce l'ho. La pillola. Puttana, è peggio. No, non è il peggio, ma è... non va bene. Chiave? Pillola. Shot speed, fatto pari. Mitch.
Bomba. Niente chiave? Niente chiave. Eccola la chiave! Eccola! E qui poi ce n'è quante ne vuoi. Nice! Larry. Ma è infungato proprio. Tears up. Oh, bene. Dai. Oddio, aspetta, magari c'è degli oggetti interessanti. Infatti. Vabbè. Vabbè, non è un granché, però tanto quella slot era vuota in questo momento, quindi... Duca di mosche, beccati questo. No, 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 no. Però questa è buona, la bambolina. Ears up. È molto buona. Aumenta di molto la velocità di sparo. Questo è un piano Excel, quindi bene. C'ho due treasure room. C'ho due bottini finali. Quindi facciamo attenzione, facciamo le cose bene. Devo trovare le treasure. Treasure. That means what you are. Allora.
Una bombetta. Preferisco la bomba, sì, sinceramente. Con questa velocità, merda, posso schivare bene. Allora, la prima treasure non è stata un granché, devo dire. Vediamo la seconda. Sempre concentrati e incazzati, eh? Cazzo! Vediamo se c'è qualcosa qua. Nada. Però posso provare a vedere. Che palle. Mai niente di buono nel mercato. Ci devo quasi rinunciare, veramente. Dove sta la seconda stanza abitazione del tesoro? Giocata male qui, eh. Dov'è la seconda stanza del tesoro? Oh. Steven. Dio, se gli cadeva addosso. Per un attimo mi era venuto. Cioè, pensavo che la bomba. Merda. Si muovesse, invece no, rimane ferma. Ok.
Bene, bene, bene. Questo è tosto. Lui è difficilotto, sì. Forse era meglio se la bomba la usavo contro di lui. Dai. Minchia. Bene, 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 bene. Si sta mettendo bene la rana. A parte che non ho tanta vita, però si sta mettendo bene. Ho un cuore solo, cioè ho un mezzo cuore solo. Devo fare molta attenzione. Bravo Stephen, Stephen. Bravo. Questo mi potrebbe aiutare. Aiutami, ti prego. Niente. Arrivederci. Little Friends? Micro Friends, sì. No, non... Vabbè. Non era la cosa che faceva il caso mio in questo momento, però. Comunque, meglio che niente. Oddio. Bene, bene, mi sto riprendendo. Joker, ok. Testo. Vediamo Joker. Ula. Unleash their sorrow. Ma che cazzo... Ah. Che cosa fa? It's over now. Babba mia. Vediamo cosa fa, perché non posso prenderla così a caso. Allora, è l'ampollona, l'ampolla, eccola qua. Urn of Souls. Enemies now create a soul upon death, which is automatically sucked into the urn, giving più uno charge. Mini bosses and bosses create 2-3 souls. When activated, the urn can be fired as high damage flamethrower in any direction. The charge is consumed roughly every 2 secondi to use. Multipart enemies such as Envy or Teratoma create a soul for each part killed. A maximum of 20 souls can be held in the urn at one time. Ah! E si può sbloccare battendo Satana con Bethany, che non mi ricordo neanche di averlo fatto, sinceramente, però vabbè. Va bene, va bene. È utile. È un ottimo oggetto.
Qui è andata bene. Ci sono piccoli angioletti. Vedi, sì. Ganzo. Ha un ganzo anche l'effetto grafico. Voglio vedere come sarà questo lanciafiamme. Ula. Ok, 20 è il massimo, come diceva. Lo devo usare contro il boss. Il boss so dov'è? No. Talking to them. Lo uso contro di lui, guarda. Ah, letteralmente un lanciafiamme proprio. Beh, cazzo, ma è forte di nulla. Ah, ok, però poi posso usare solo quella. Ok. Finché non si consuma tutta. Ho capito. Fighissima però, eh. Fanculo a te. Dove sei? Bellissimo perché è letteralmente un lanciafiamme. Ma è forte, forte. Sono un po' debole di vita. Un po' corto di vita. No, però dai. Ci provo lo stesso. Che devi morire. Andata bene. Poi non dura neanche poco. Andata male. Io vi de devo dire una cosa. Oggi sono veramente spompato. Mi sono un po' affossato. Voglio provare a vedere una cosa. Non so neanche se è possibile farla subito. Vediamo, sto connettendo l'account di Steam.
Buono a sapersi. Volevo attivare un gioco, ma non ce l'ho proprio. Cioè, ce l'ho scaricato, ma non c'è. Cioè, ce l'ho comprato, ma non ce l'ho scaricato. Bene. Eh no, vedi, non ce l'ho installato. Va bene, ragazzi, allora facciamo una cosa. Io stacco Isaac e poi guardo che ora faccio. Perché se riesco a farlo in un tempo decente, vi porto una sorpresa. Perché oggi mi sento veramente poco a mio agio. Oggi mi sento battutino abbastanza. Quindi... Boh. Speriamo bene. Ci rivediamo. Se non ci vediamo stasera, ci vediamo domani di sicuro con Miles Morales. Va bene? Ciao belli, scusate se oggi faccio una live un po' più corta. Ciao ciao.